Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati a tutti. Eccoci per un altro video sui detti e sui proverbi dialettali del dialetto terracinese, ma non solo, e lo scoprirete durante questo video. C'è una bellissima sorpresa, una sorpresa fantastica. Sono riuscito a coinvolgere alcune persone di cui tra poco vi dirò. Intanto però andiamo a conoscere un po' di contatti. Eccoci qua, vedete? Il video che vedete può essere l'apertura o l'inizio di collaborazioni con chiunque di voi voglia in qualche modo aiutarmi o insieme a me a realizzare video per raccontare la cultura terracinese e non solo, in questo caso attraverso i detti, attraverso i proverbi o anche i modi di dire legati alla cultura terracinese e non solo, ripeto e ribadisco, non solo. Ovviamente se mi volete contattare, ecco, i contatti li vedete qui in sovraimpressione, potete fare riferimento al mio sito personale oppure all'indirizzo di posta elettronica, così come ai contatti che potete avere con me attraverso i social che vedete qui in sovraimpressione. Mi sono leggermente storto, a stuvidi, tengo le cervelle aggerate, guardate il video e tengo le cervelle aggerate. E allora per mi far drizzare le cervelle, che tenga fa, devo mandare la sigla, eccola qua, vi aspetto, a tra poco. Allora, cari amici e care amiche, oggi c'è una bellissima sorpresa perché sono riuscito a coinvolgere in questo video alcune mie colleghe bravissime, devo dire, disponibilissime, mi ha fatto molto molto piacere. Io non voglio allungarmi troppo con i tempi perché voglio direttamente dare la parola a loro e scoprirete per fare che cosa. Guardate, guardate, con molta attenzione, simpaticissime. Le ringrazio fin da ora, a tra poco. Eccoci qua, cari amici, guardate che splendida sorpresa che ho, anzi tre splendide sorprese. Sono riuscito a coinvolgere tre mie colleghe. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra disponibilità, vi ringrazio perché vi state prestando al gioco e vi ringrazio soprattutto perché stiamo facendo un servizio utile e culturale a tutti quanti gli altri. Questo è un video dedicato ai detti e ai proverbi del dialetto terracinese e non solo, e scoprirete perché non solo. Vedete questi tre volti nuovi rispetto al mio, cioè ormai il mio è vecchio, e questi tre volti nuovi che adesso loro si presenteranno da sole, ma voi vedete già scritto sotto in piccolino il nome, però vi diranno chi sono, ok? Allora, Rossella, comincio da te. Io, prima di darti la parola, voglio innanzitutto ringraziarvi veramente di cuore. Poi lo farò dal vivo quando ci incontreremo a scuola. Ops, ho già detto qualcosa, ho già anticipato qualcosa. Vai, Rossella. Allora, salve a tutti, sono Rossella Rossi, insegno matematica e scienze ed ho come collega l'organizzatore di questa performance. Vediamo come va a finire. Andrà sicuramente a finire bene. Io intanto vi anticipo che ho da poco registrato un video di una poesia dal titolo La Scuola Meia, scritta da Gianni Feliciani, e guarda caso di che parla? Della scuola a Bascia e Bush. Brava Rossella, grazie. Allora Rossella, tu ci vuoi proporre un detto, sì, un proverbio, un modo di dire? Tanti, sì, tanti proverbi e tanti detti divertenti, però a me quello che piace di più, perché è un po' più particolare, è se appecciati asene, no? Se... dà un po' l'idea di quello che vuole dire questo detto, no? Che cosa vuole dire? Una situazione molto animata, una situazione di confusione. E perché succedeva questo? Perché un tempo a Terracina si coltivava il moscato. Il famoso moscato di Terracina. Moscato, bellissima, profumatissima. Però non veniva utilizzato per il vino, come si potrebbe pensare, ma veniva soprattutto, si diceva, spedita attraverso... con il treno, quindi arrivavano questi carretti che erano trainati dagli asini, si mettevano in fila per aspettare di caricare. Tante volte succedeva che l'asino
aveva una folgorazione, un colpo di fulmine, si innamorava dell'asina, che aveva anche questa un altro carretto, con un bel carico di moscato. Quando questo amore era proprio incontenibile, l'asino decideva di consumare sul posto questa cosa, e quindi tutto quanto il prezioso carico di moscato finiva in terra, e allora si sentiva qualcuno che urlava: "Senna appiccicati gli asene". Da questo poi la senna appiccicata è diventata "se appicciati gli asene", perché appunto per indicare questa situazione catastrofica, no? Perché dopo tutto un anno che uno coltivava l'uva, poi finiva tutta quanta per terra, quindi non era il massimo, insomma. Ecco perché noi continuiamo a dire: "Eh sì, s'appiccia asene, mo sento tu se s'appiccia asene, proprio per questo motivo". Questa situazione proprio particolarmente animata e insomma di difficile controllo. E quindi stasene malandrine, diceme malandrine, vabbè. Beh, ma l'istinto non si può, come dire, bisogna... Grazie ad Emilio, Mimmo, grazie ad Emilio che ci ha trasmesso tutte quante queste... Emilio Selvaggi, sì. Emilio Selvaggi, sì. Fantastico. Ci raccontava e ci faceva, quindi ci dava queste spiegazioni, perché poi sono quei detti sì, che uno, vero. Porta dietro, però senza sapere il perché, da dove è partito, no? Era ecco, così... Così appena faremo vedere questo video ai nostri alunni sapranno anche perché noi diciamo s'appiccia asino. Senti Rossella, scusa, io mi sposto un attimo, dimmi qualcosa, questa foto ti ricorda qualcosa? Mi ricorda qualcosa, sì, mi ricorda San Silviano. Il 1º maggio a Terracina si usava andare in questa chiesa che sta un po' fuori, in campagna, e soprattutto si usava fare questo picnic con la famosa frittata di piselli, perché a maggio c'erano i primi piselli e quindi si faceva la frittata, si mangiava la giuncata, questo formaggio complicatissimo, sì. Ma che è diventato molto pericoloso poi, no? Perché certo. Poteva trasmettere varie infezioni, però sì, mi ricorda questo. E qua c'è... Senti, mio fratello. Chi è tuo fratello? Il fratello è, sta davanti a me, quindi sono l'unica bambina, no? La bambina con i capelli lunghi, senza il fazzoletto. E ah, questa qua dietro, e questo è tuo fratello? Sì. Di anche il nome di tuo fratello? Virgilio, che purtroppo non c'è più. Ecco, ricordiamo Virgilio e la professoressa Rossi Rossella che sta qua dietro. Grazie Rossella per tutte queste belle cose che ci hai detto. Ecco, le fissiamo nella nostra memoria, ma le fissiamo anche in questo video. Allora, ripeti il detto e ti salutiamo così. Se appicciati asene. Se appicciati asene. La salutiamo, ma lei rimane in video con noi perché passiamo la parola a un'altra collega, a un'altra piacevole sorpresa, perché per me è stata una sorpresa ricevere il vostro sì. Spero che altri colleghi, vedendo voi, si mettano in coda. Per un'intervista con me, non solo i terracinesi, ma anche tutti gli altri delle altre città di cui parliamo tra poco. Allora, Cinzia, presentati. A proposito, Rossella, che materia insegni, l'hai detto? Matematica e scienze. Matematica e scienze. Cinzia, a te. A tutti. Allora, sì, una collega di Mimmo che ha organizzato questo piacevole incontro. Allora, Cinzia Perroni, insegnante di francese presso la scuola Montessori. Vive la France! Oui, toujours. E io, ecco, ci sarà un piccolo francesismo, Va bene, va bene. Piccolino, perdonatemi. Io, Cinzia, l'ho detto più volte nei miei video, cioè a volte si usano delle parole che apparentemente sembrano volgari, ma che in realtà non lo sono, perché fanno parte del linguaggio, che non era un linguaggio che serviva per offendere o per essere brutali o essere volgari, ma era un linguaggio che faceva parte della cultura di un tempo. Quindi ripetiamo a volte delle parole, ma senza voler offendere nessuno. Prego, Cinzia. Sì, sì, ed era anche immediato, certo. Il senso si capiva subito. E niente, io questo detto l'ho sentito dire tante volte da varie persone. Allora, lì per lì non capivo. Il detto è questo, vado? Vai. Sì, sì. Allora, io me ne vado e non me ne curo, ma te la pizza sta forti culo. Ale! Questo è il detto. E poi... Scusa, Cinzia, puoi ripetere per favore? Va bene.
Io me ne vado e nemmeno cure, ma te la pizza fa cotti cule. Io me ne vado e non me ne curo, ma a te la pizza da cotti cule. E sai anche l'origine di questa cosa? Il perché? Allora, sì, lo posso spiegare, poi dopo ho fatto qualche ricerca, ho chiesto a chi me lo diceva, ma perché mi dici così? Parla un po' dell'egoismo, racconta la storia dei due comari, dove una era a casa, aveva fatto una bella pizza battuta, un bel pan di Spagna, come diciamo, qui si chiamava pizza Ecco, battuta. infatti fai bene a precisarlo, Cinzia, perché per pizza non intendiamo la pizza quella col pomodoro, la mozzarella, ma intendiamo un dolce, il pan di Spagna, perché una volta, almeno anche quando ero ragazzino io, quando si parlava di pizza, stasera ci mangiamo la pizza, si intendeva proprio il pan di Spagna, che era una cosa enorme. Sì, Prego. che era buonissima. Allora, questa signora, questa comare, aveva preparato questo bel pan di Spagna e era venuto benissimo. Suonano alla porta, ma chi è a quest'ora? Ma piove, brutto tempo, ma che... E insomma era un'altra comare. E allora dice, come faccio? No, insomma, non voleva condividere questo suo pan di Spagna, questa pizza battuta. Allora, nella fretta di accogliere questa comare, si siede mettendo sotto il cuscino questa teglia fumante e si siede su questa pizza battuta. Arriva la comare, chiacchierano, chiacchierano. Dai che l'altra gli diceva, ma guarda questo tempo, ma non è meglio che vai a casa. Vabbè, insomma, l'altra capisce un pochino che c'era qualcosa che non andava perché non stava mai ferma sulla sedia, aveva sentito il profumo. E alla fine va via così, dicendo, facendo capire all'altra che insomma, era stato tutto un po' inutile e Aveva quindi capito. aveva capito e ha sottolineato dicendo appunto, io, guarda, a me non importa che tu non abbia voluto condividere con me questa cosa, questo dolce, però tu ti sei cotta al sedere. Cioè, alla fine l'egoismo va solo contro chi così lo manifesta e lo Contro mette se in stessi. atto. Quindi alla fine io me ne vado, non mi importa niente, però tu ti sei cotta il sedere per tenere quella pizza bollente sotto il cuscino. E io ridevo, ridevo, però mi venivano in Divertente, mente momenti ben precisi. molto divertente. Grazie Cinzia, grazie. E di Prego, grazie a te. nuovo vive la France, pure se di sempre vive Terracina, perché Terracina è la città più bella del mondo. Oui, monsieur. A me mi piace. Poi ate me lo sace. Elena, io non so che pensi tu, Elena. Insomma, è un po' la straniera di questo quartetto, ma non perché vogliamo Sì. allontanarla, ma proprio perché vogliamo avvicinarla, perché per noi è importante il fatto che Elena sia qui. Perché qui sopra ci sono tre terracinesi. Elena non è di Terracina, ecco perché io continuo a dire che guardate, ecco qua, guardate, aspetta che mi sposta, che qua mi sto anche a intrecciare la cervella. Ecco, Terracina, i terracinesi, il dialetto terracinese e non solo, perché non mi voglio occupare solo di Terracina o del dialetto terracinese, perché Elena, tu sei Erlonga. di Sperlonga, anche se voi vedete lì sottoscritto Alessandra Viola, però quella è la figlia di Elena. Sì, è vero perché sono entrata con il suo account. Ok, Mi ero Elena, dimenticata. presentati e poi ci racconti qualcosa di Sperlonga, almeno il detto che hai preparato. Sì, allora io sono Elena Battista, insegno inglese all'Istituto Comprensivo Montessori e sono collega quindi di Mimmo, di Cinzia e di Rossella. Oh, Elena, scusami, proprio perché parliamo di lingue taracinesi, ci so francese, inglese, taracinese e Rossella che fa la battitrice libera. Va bene. Sì, Prego, questa Elena. cosa è bellissima, poi appunto per me il rapporto con la lingua è veramente importante, no? E quindi anche con le origini, calcolando che noi... Almeno la mia generazione ha imparato l'italiano in prima elementare, okay? Perché noi parlavamo a casa solo il dialetto, quindi è molto importante questo legame, molto forte, insomma. E poi che dire, sono approdata a Terracina dopo tanto tempo, ma io ho studiato da ragazza a Terracina, quindi sono comunque legata anche con ricordi di gioventù, no? A Terracina, quindi sono molto contenta di stare qui, di stare in questo istituto e insomma, diciamo che dopo
tanti luoghi in cui sono stata, ho lavorato a Roma, ho lavorato a Parma, a Domodossola, no? E sono stata bene dappertutto, però poi quando sono tornata, non solo per gli affetti familiari, ma anche perché mi mancava il mare, perché forse per chi ci vive tutti i giorni e non si allontana da questo posto, non si rende conto quanto sia importante il mare, no? E E proprio poi non solo per i dobbiamo colori. sottolineare una cosa, Sperlonga è una bellissima cittadina, eh? È Sì, fantastica molto. Sperlonga, è meta racina, è dall'Argasa, ecco, però Sperlonga è qualcosa di grazioso e di eccezionale. Non è un caso che proprio a Sperlonga hanno girato un sacco di film e Certo, Raff certo. Vallone, insomma, amava quella Esatto. cittadina e lì ha girato tantissimi film, tantissime pubblicità, quindi ecco, insomma, E sì, ha onore al portato poi merito, a eh. Sperlonga, sì, poi ha portato a Sperlonga tanti artisti, insomma, lui, la Contessa Visconti, insomma, è Sì. stato un periodo d'oro, speriamo che, insomma, di portare Sperlonga, insomma, a quei livelli, E insomma. vediamo se riusciamo a occuparci anche un po' più di Sperlonga, a farla tirare, cioè a parlarne un po' di più se qualcuno mi aiuta. Allora, tu, se non sbaglio, hai preparato un detto in, come si dice, sperlongano, si In dice così, sperlongano, in sì. sperlongano. Oh, allora. Allora, ora vediamo se dopo tanto tempo mi ricordo bene lo sperlongano, perché già, allora, il dialetto splungena dovrebbe essere, ok? E poi la Splunghena. frase è questa: Jung stai cusite con l'arena. E indica quando il mare è piatto, no? Scusa, lo puoi Che fa tutto ripetere? uno poi con la Lo puoi sabbia. ripetere, Elena, per Jumar, favore? Sì. sì, Jumar. Stai cusito con l'arena. Splunghena, Ah. Io non lo ripeto no? perché rischio di storpiarlo. No, no, perché sei bravissimo. Che significa? Dici che significa? Significa appunto, indica quando il mare è tutt'uno con la sabbia, no? Quando c'è quella calma piatta, no? Bellissima questa immagine. E secondo me, appunto, nella traduzione non rende, no? Immagino, Poi immagino. questa cosa. E appunto ho scelto questo perché non si sa l'origine di questo detto. Probabilmente dicono che sia legato ai pescatori, no? Perché Sperlonga nasce come un borgo marinaro proprio, no? Però ecco, io l'ho scelto proprio perché, ripeto, secondo me, per noi che viviamo, che siamo nati in luoghi di mare, il mare è una costante non so, nell'aria che respiriamo, no? Nei colori, no? Che vediamo, nei Certo. profumi che sentiamo, no? Quindi, Poi per chi vive su una città di mare, queste cose riesce anche a visualizzarle. Chi non vive in una città di mare ha difficoltà a visualizzarle, anche, non voglio dire a comprenderle fino in fondo, ma devi fare esperienza del mare, altrimenti non riesci ad assaporarne il valore. certo, che Va è bene. quello. Grazie Elena, grazie, grazie a tutte e tre allora. Beh, io personalmente vi posso assicurare che sono stato molto contento e molto felice di questa cosa. Presto, presto ci vedranno su YouTube, io lo dico perché stiamo registrando e io vi avviserò e faremo pubblicità a questo nostro video fatto in tre o quattro. Con l'impegno, io vi strappo un impegno, che se vi viene qualche altro detto, se scoprite qualche altro detto, voi lo scrivete. Mi chiamate, ci rimettiamo d'accordo, quarantena o non quarantena, perché qua qualcuno di noi è in quarantena cautelare, non perché abbiamo il Covid, ma perché purtroppo a scuola succede così e se c'è un caso positivo mettono in quarantena tutti, compresi gli insegnanti. Voi lo sapete, io è la quarta quarantena che mi faccio, quarantena cautelare, e vabbè, di provvedere, vediamo quello che succede. Di nuovo, grazie a Rossella, grazie a Cinzia, grazie a Elena. E allora io vi do Grazie appuntamento al prossimo a te. video. Vi do appuntamento. Grazie. Grazie. Ciao a Ciao. tutte. Ciao, ciao, a Ciao, presto, a ciao. presto.
Allora, che dite di questa sorpresa? Io ringrazio la professoressa Rossi Rossella, la professoressa Cinzia Peroni, la professoressa Elena Battista, che sono tre mie colleghe della scuola Abbascia e Buce. Vedete la poesia di cui abbiamo anche fatto un video, La scuola media di Gianni Feliciani. Allora, dicevo, io ringrazio queste tre mie colleghe che sono state simpaticissime e disponibilissime. Per chiunque di voi voglia divertirsi con me nel recuperare i detti, i proverbi, i modi di dire del dialetto terracinese, non solo, basta mettervi in contatto con me. Ci mettiamo d'accordo, ci organizziamo e ci divertiamo insieme, d'accordo? Intanto però, che cosa dovete fare voi? Indovinate un pochettino? Qui dovete cliccare sul pulsante rosso, cliccate su iscriviti oppure sul like e ancora sulla campanellina, in modo che ogni volta che qualcuno, che ogni volta che pubblico un video, voi sarete avvisati tempestivamente, d'accordo? Bene, allora io vi do l'arrivederci al prossimo video, mando la sigla finale e mi raccomando, chi di voi volesse darmi una mano, aiutarmi o semplicemente farsi due chiacchiere con me, basta che mi contatta, va boh? Arrivederci, ciao ciao, arrivederci.